E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video su come completare le sfide leggendarie e le sfide epiche di questa settimana. Ho notato che nonostante le sfide leggendarie siano a tempo, sono molto richieste da voi. Quindi per ora ho deciso che pubblicherò le sfide il mercoledì in anticipo in modo da mostrarvi sia quelle leggendarie che quelle epiche. Ma vi raccomando, le sfide leggendarie scadono sempre ogni settimana, quindi affrettatevi. Inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. La prima è quella di prendere un ordine dalla dottoressa Sloan tramite un telefono. Diciamo che sono sparsi per tutta la mappa, ma il mio consiglio è quella di andare verso Calacredente. E la seconda parte della missione è quella di parlare con Sunny, Joy o Brutus. Ecco tutte e tre le location. Dopodiché abbiamo una sfida, quella di piazzare dei piccoli segnali di benvenuto a Parco Pacifico e al Lago Languido. Ecco i punti precisi di Lago Languido, più precisi di così si muore, perché molti mi dicono: Pazox, ma non si capisce dov'è. Ma più preciso di così, come posso farvelo notare? Ed ecco anche le posizioni di Lago Languido. Diciamo che sono abbastanza semplici da trovare e non sono neanche una lontana dall'altra. La terza sfida leggendaria è quella di piazzare delle specie di radio a Calacredente. Una possiamo piazzarla proprio al centro del palcoscenico e l'altra leggermente un po' più avanti. Poi bisognerà piazzare delle luci di comunicazione per gli alieni sui punti più alti della mappa ed ecco le due posizioni. Ed ultima sfida leggendaria è quella di collezionare cibo per gatti. In questo caso vi consiglio Moli Molesti, che sono una vicina dall'altra. Nell'entrata dei container e subito dopo anche la seconda. La prima sfida epica è quella di danzare vicino a un falò. Beh, scegliete qualsiasi falò perché ormai si trova in qualsiasi punto della mappa e semplicemente danzate. La seconda è quella di pescare, in questo caso vi consiglio scogliere scoscese. E subito dopo, sempre a scogliere scoscese, bisognerà distruggere tre barche o tre canoe. Subito dopo abbiamo una sfida, quella di volare o planare con un pollo per 20 metri. Semplicemente andate a fattoria a podere pannocchia che lì trovate il pollo tranquillamente. La penultima sfida è quella di viaggiare attraverso un portale, sempre a podere pannocchia. Andate in questo punto preciso, come mostrato da clip, e semplicemente entrate all'interno del bagno. Ed ultima sfida è quella di potenziare o, tra virgolette, trasformare le nostre armi. Il mio consiglio è quello di andare verso le basi dell'ordine immaginario. È molto più semplice trovare i pezzi per poter modificare la propria arma. Che dire, pazzoidi, spero di essere stato super preciso su come completare queste sfide. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se preferite questo genere di video sulle sfide, che siano anticipate, eccetera, eccetera, eccetera. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ovviamente ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.